È impensabile che qualcuno possa attivare attività petrolifere nell'area denominata Monte Cavallo. È quanto ribadito a Padula dal senatore del Movimento 5 Stelle, Franco Ortolani, da sempre impegnato nella difesa idrogeologica dei territori a rischio e in particolare dei bacini caratterizzati da importanti risorse idriche. In questo senso, ha ribadito Ortolani, non mi fermerò finché non verrà cancellato il permesso Montecavallo. Senatore, c'è un po' di allarmismo nel Vallo di Diano per questi via, per questi permessi che sarebbero stati concessi. Sì, non solo nel Vallo Ediano, un po' in tutta Italia. Diciamo che per quanto riguarda l'istanza, cioè la domanda di iniziare le ricerche sul permesso Montecavallo, ancora non è stata conclusa la pratica, quindi non c'è nessuna, come dire, urgenza. Il ministro ha dichiarato e confermato che praticamente non si farà mai questa attività di ricerca. Il ministro Di Maio ha rafforzato questa posizione, che è la nostra posizione da 20 anni, cioè dal 97-98, quindi io non ho proprio nessun timore che ci possa essere una concessione qui sopra Montecavallo, perché è un serbatoio di acqua potabile che alimenta 4.000 litri al secondo in Campania e Basilicata, è una risorsa insostituibile. Poi sono zona SIC, zona ZPS, metà di quest'area è pure nel parco dell'Appennino Lucano. Il permesso comprenderebbe anche la Certosa stessa, tutta l'area abitata del fondovalle Vallodiano fino al Tanagro. Quindi è un permesso che io ho detto già anni fa e continuo a ripetere almeno 2 volte al mese, da quando sono stato eletto, che deve essere cancellato, semplicemente cancellato. Il ministro Costa ha annullato la commissione via precedente, che era, come dire, piuttosto larga di manica, e quindi io penso che proprio non andrà avanti questa richiesta. Però è molto importante, voi fate bene, le popolazioni fanno bene, la presenza costante dei cittadini, cioè ci deve essere sempre il fiato sul collo di chi amministra a tutti i livelli.